Quest'ultimo anno abbiamo chiaramente tutti constatato con mano la grave carenza idrica che sia la siccità sia la mancata manutenzione negli anni delle condotte idriche ha creato in tante famiglie abruzzesi, e quindi abbiamo pensato di costruire insieme al gruppo consigliare comunale della Lega Chieti, che ci ha sottoposto questo tema, un progetto di legge che va incontro o andrà incontro, se il Consiglio regionale lo approverà, alle esigenze dei cittadini, pensando a un contributo per l'installazione di condotte di autoclavi nei condomini e nelle civili abitazioni. Questo è quello che è un segnale che la Regione deve dare, insieme ai tanti fondi che dovranno arrivare, che saranno utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte. Sicuramente un segnale deve essere quello di dare un contributo a chi vivendo in condominio, in case datate, magari deciderà di fornirsi delle autoclave e quindi aiutarsi a risolvere questo problema. La Regione dovrà intervenire con una dotazione finanziaria per dare incontro appunto a queste esigenze.